Bentornati ragazzi, questo sarà un video flash abbastanza rapido, corto. In realtà è un update della situazione attuale di Callum Van Mogher. È un grande influencer australiano che sicuramente, come sapete, avete visto da altri YouTuber, purtroppo ha tentato il suicidio dal secondo piano, se non sbaglio, di casa sua. Era grave. Era molto grave, purtroppo si sono susseguite un sacco di cose. Dopo due infortuni, la morte del suo cane, che come avete visto appunto da altri video, come ho detto prima, era praticamente come un figlio per lui, ha iniziato a fare abuso di droghe, è caduto in depressione, ha fatto quello che ha fatto, insomma. Praticamente è stato portato al coma farmacologicamente e nessuno credeva che si sarebbe ripreso. Però ho trovato un articolo da Fitness Vault dove cito: in accordo con il TMZ, che non so cosa sia, Callum Van Mogher è attualmente a casa sua in Mount Danid, credo sia il posto, proprio il nome della casa, non lo so, scusate, in Australia, dove l'incidente è successo. Viene riportato anche che Callum, sorprendentemente, è tornato a casa con le sue gambe senza bisogno di assistenza per camminare. Quindi si è risvegliato, sta recuperando dannatamente bene, evidentemente, riesce a camminare senza l'ausilio di qualcosa. Sì, appunto, riesce a camminare senza assistenza e dopo il volo che ha fatto, beh, solo tanta tanta fortuna. E riporto ancora queste altre parole: non è chiaro lo stato mentale attuale di Callum Van Mogher, però questo incidente viene classificato come tentativo di suicidio, ovviamente. La ragione per cui Callum ha voluto finire con la sua vita, ha voluto suicidarsi, è stato anche a causa dell'uso illegale di sostanze, quindi appunto, se non sbaglio, di metanfetamina. Avevo letto. Quindi purtroppo gli eventi che l'hanno portato alla depressione più l'abuso di questo gli avranno dato una grossa mazzata, ecco. Speriamo possa riprendersi al più presto, possa tornare a fare video pieni di ignoranza che faceva prima e che possa tornare a star bene, perché la morte non si augura mai a nessuno. E assolutamente non mi sembra una cattiva persona. Purtroppo ha reagito male a cose che gli sono accadute e che potevano accadere a tutti noi. Spero che questo video così al volo vi sia piaciuto. Ci vediamo a un prossimo video.